Oggi siamo molto lieti di annunciare il prosieguo della collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Soprintendenza Speciale di Pompei. Con il direttore generale Massimo Sanna sono oramai 2 anni che collaboriamo a pieno ritmo. Abbiamo iniziato l'anno scorso con la mostra Mito e Natura, distribuita su 2 sedi, e proseguiamo quest'anno nell'ambito dell'iniziativa Pompei e la Grecia con la presentazione di 2 grandi mostre, una a Pompei il prossimo mese di aprile e la seconda, diciamo così, al MAN di Napoli il 6 di giugno, dal titolo Amori Divini. In particolare qui a Napoli sarà preso in considerazione il riflesso del mito greco sulla cultura romana, in particolare sugli affreschi delle case pompeiane, e in seconda battuta la fortuna del mito in opere post-classiche, quindi grandi tele che provengono da grandi istituti culturali come gli Uffizi, come il Museo Statale di San Pietroburgo. E noi speriamo che partendo da questa collaborazione, che in qualche modo vede i 2 più importanti poli archeologici della Campania andare insieme, si possa arrivare un giorno ad un biglietto unico, un'offerta condivisa, per cui si possa vedere con un unico prodotto il contenitore che è Pompei e il contenuto che è conservato nel Museo di Napoli, cioè gli affreschi e gli oggetti che si sono rinvenuti negli scavi della città vesuviana. Pompei e Napoli stanno vivendo un boom del turismo. A Pompei abbiamo superato l'anno scorso i 3 milioni e 2, con gennaio e febbraio 2017 si registra un incremento del 15%, questo vuol dire che questi visitatori richiedono anche un'offerta diversificata che va ripensata in collaborazione con Napoli, che è il museo di Pompei, e proprio per questo con Paolo Giulierini stiamo organizzando tutta una serie di manifestazioni che allieteranno l'estate pompeiana. Da un lato le mostre Picasso nell'Antiquarium, Pompei e Greci nella Palestra Grande, manifestazioni di arte contemporanea, il terzo paradiso di Pistoletto l'abbiamo da poco aperto sempre nella Palestra Grande, e poi tanti piccoli eventi che vogliono sempre più significare uno stretto raccordo fra le sue istituzioni, come per esempio l'esposizione della Venere in bikini, cioè anche performance di un giorno che però significano molto per la collaborazione che stiamo attivando.